È una sorta di mini campagna elettorale, quella partita in queste ore, che si chiuderà sabato sera in vista delle primarie di una parte del centrodestra per le amministrative del prossimo giugno a Brindisi. Nel capoluogo messapico, Raffaele Fitto, rappresentante di Conservatori e Riformisti, a sostegno del candidato alle primarie Pietro Guadalupi, consigliere comunale uscente, seduto nelle file dell'opposizione, con un discreto bagaglio politico e non solo. Pietro Guadalupi, 24 anni, studia giurisprudenza e sembra avere, nonostante la sua giovane età, le idee molto chiare su quel che ci sarebbe da fare per salvare la città, dice. Noi come conservatori riformisti abbiamo nell'anima l'idea delle primarie, nel nostro DNA, e cerchiamo comunque in tutte le occasioni di portarle avanti, perché è un modo di dare la scelta ai cittadini e di vedere bene come Brindisi la pensa. Io spero si possa ottenere un buon risultato, con gli altri candidati non c'è alcun astio, anzi si lavora tutti insieme per poi dopo ottenere dei buoni risultati per Brindisi e per far risollevare la nostra città, che ha veramente bisogno e che ha delle potenzialità enormi che fino adesso non sono state sfruttate. Raffaele Fitto spiega dunque la loro scelta di candidare alle primarie il giovane Guadalupi. Pietro Guadalupi ha in sé due caratteristiche: è un giovane, quindi può interpretare un sentimento diffuso da parte del mondo giovanile di cambiamento, ma è anche una candidatura che, avendo avuto lui un'esperienza politica in consiglio comunale, può dare quel inizio di esperienza fondamentale per conoscere le istituzioni, il suo funzionamento, e quindi dare un percorso che dia concretamente un progetto di cambiamento per questa città. Noi siamo fiduciosi che con Pietro Guadalupi alle primarie e dopo in campagna elettorale ci possa essere un profondo cambiamento per Brindisi. Un rincompattamento del centrodestra? Domenica una parte di centrodestra ha una grande occasione di partecipare alle primarie e di votare Pietro Guadalupi. Fitto coglie l'occasione della sua prima uscita a Brindisi per sottolineare quanto sta accadendo nel centro-sinistra, soprattutto quanto accaduto durante la presentazione del candidato del centro-sinistra qualche settimana fa. Molto molto grave, perché l'Enel non deve partecipare alle conferenze stampa né alle campagne elettorali. L'Enel deve seguire i problemi della centrale di Brindisi e capire come magari individuare forme che siano in grado di poter compiere scelte a vantaggio di questa città. L'idea che ci possa essere uno schieramento, una partecipazione ad una campagna elettorale, sinceramente va stigmatizzata con forza e decisione. Noi lo abbiamo fatto e continueremo a farlo, perché è molto grave quello che è accaduto. Insomma, ancora qualche altro giorno e poi sarà svelato il nodo del candidato della centrodestra alle amministrative di giugno a Brindisi. Che Brindisi rappresenti un momento di innovazione per la politica, e i cori conservatori e riformisti sono stati attori protagonisti di questa scelta. Dopo tutto quello che è successo in questa città, a una situazione eccezionale ci voleva una risposta politica eccezionale. Per noi è stata questa la risposta: candidare un ragazzo preparato e capace come Pietro Guadalupi, che rappresenta una svolta anche nel modo di scegliere i candidati, e soprattutto far sì che ci fossero delle elezioni primarie, non di coalizione, ma elezioni primarie aperte, dove hanno potuto aderire tutte le forze politiche, liberamente hanno condiviso questo percorso di democrazia, e che ci differenzia dall'altro candidato di questa campagna elettorale. Noi non abbiamo eletto e scelto un candidato in laboratorio, non siamo andati a Bari a prenderlo, ma lo stiamo facendo scegliere ai cittadini di Brindisi, esclusivamente ai cittadini di Brindisi, senza ingerenze di nessun tipo. Io tifo per Pietro, ovviamente, ma sono convinto che qualunque scelta faranno i brindisini fra i tre candidati sarà la scelta di una grande coalizione che ha il compito, l'onere e l'onore di governare Brindisi nei prossimi 5 anni, che non saranno sicuramente facili.